un repertorio barocco scelto dalla Società Aquilana dei Concerti Barattelli nella giornata inaugurale domenica 15 ottobre con l'esecuzione integrale dei 6 concerti brandeburghesi di Bach eseguiti dall'eclettico e virtuoso violino di Fabio Biondi, uno dei massimi interpreti italiani conosciuti nel mondo, per la qualità e il coraggio di alcune scelte esecutive e lo studio della prassi antica e medievale su strumenti originali. Abbiamo anche nel presenti quest'anno 3 appuntamenti di quello che è il Reading Concert, cioè questa sorta di concerto recitato, che vedrà presenti 3 nomi importanti del teatro. Uno straordinario concerto che prevederà l'esecuzione della grande sonata opera 106 di Beethoven, che manca all'Aquila addirittura da 20 anni. 72esima edizione ininterrotta per la Barattelli, che dal 1946 intrattiene il pubblico aquilano dall'autunno alla primavera. 40 gli appuntamenti che si snoderanno nel corso della stagione, che quest'anno prevede anche appuntamenti infrasettimanali nella serata del giovedì dedicata a un pubblico più giovane. Abbiamo anche una finestra jazz molto molto importante che vedrà il grande Stefano Bollani in questo progetto Napoli Trip, poi il Verdi Jazz Ensemble del Conservatorio di Milano nell'ambito del progetto Music Live dell'ISMEZ. 72esima edizione ininterrotta per la Barattelli, che dal 1946 intrattiene il pubblico aquilano dall'autunno alla primavera. 40 gli appuntamenti che si snoderanno nel corso della stagione, che quest'anno prevede anche appuntamenti infrasettimanali nella serata del giovedì dedicate ad un pubblico più giovane, con la consolidata presenza di artisti di fama internazionale. Tra i grandi ospiti c'è anche la cantante israeliana Noah. È una delle personalità più importanti, è una delle testimonial anche proprio della situazione, della condizione della donna nell'Oriente, ed è una delle cantanti, è l'unica cantante espressamente, volutamente invitata da Francesco, Papa Francesco, alla giornata mondiale della gioventù che si è tenuta in Polonia lo scorso anno.